Se la parola che ci ha guidato nella nostra prima meditazione è stata la parola fedeltà, e se abbiamo tentato di dare una definizione alla fedeltà, abbiamo detto che la fedeltà è una relazione affidabile. Abbiamo cercato di capire come il desiderio di questa relazione affidabile è connaturale al nostro essere umano. Noi abbiamo bisogno di relazioni. È proprio nella relazione che noi capiamo di più noi stessi, sperimentiamo di più la verità di noi stessi. Tutti cerchiamo affidabilità, una relazione affidabile, tutti cerchiamo una fedeltà. E il paradosso che Dio mette dentro di noi è proprio avere un grande desiderio di questa fedeltà mentre sperimentiamo l'inaffidabilità invece della vita e delle relazioni della vita. Come fa Dio a darci qualcosa di stabile in mezzo all'instabilità delle cose della vita? E dicevamo che Lui ha la capacità di far questo, cioè di riconciliarci nella parte più profonda, e ci accorgiamo di averlo incontrato come fedeltà nella nostra vita, proprio perché strappa via da noi tutti gli effetti collaterali di questa instabilità. Strappa via da noi la rabbia, la frustrazione, il cercare costantemente colpevoli, il dire costantemente l'infelicità della nostra vita e trovare di nuovo pace, pacificazione dentro ciascuno di noi. Le due parole invece che guideranno questa nostra seconda parte della mattinata sono sempre parole prese dal titolo che mi avete affidato per questi 2 giorni, e sono la parola ordinarietà e la parola straordinarietà. Allora, per spiegare la parola ordinarietà, dobbiamo rivolgerci un po' alla liturgia. Voi sapete che la liturgia, quando ci fa vivere dei momenti speciali all'interno dell'anno liturgico, ci dice che noi viviamo tempi forti. Quali sono i tempi forti? Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua. Quindi il tempo di Avvento è un tempo forte, il tempo di Quaresima è un tempo forte, il tempo di Natale è un tempo forte, il tempo di Pasqua è un tempo forte. Ora, questi tempi forti che abbracciano le cose più importanti della nostra fede, la nascita di Gesù, quindi l'evento dell'incarnazione, e poi la sua passione, morte e resurrezione, sono incastonati invece in quelli che noi non chiamiamo tempi forti, ma chiamiamo tempo ordinario. Ecco, io vorrei proporvi questa mattina di cambiare un po' il vocabolario, almeno nella percezione noi di questi tempi. Perché io credo che finché noi non scopriamo che il tempo ordinario è anch'esso un tempo forte, banalizziamo l'ordinario. Cioè, pensiamo, sì, vabbè, è ordinario, invece poi ci sono le cose serie, c'è l'Avvento, c'è il Natale, c'è la Quaresima e c'è la Pasqua. E sapete perché io ho assolutamente bisogno di parlare bene del tempo ordinario, cioè di dire che è un tempo forte? Perché la stragrande maggioranza del tempo noi lo viviamo nell'ordinarietà, cioè la nostra vita si consuma nelle cose ordinarie. C'è qualcosa nella nostra vita che è paragonabile a un tempo forte? Pensate se avete avuto un'esperienza di una malattia. Che cos'è una malattia? Un tempo forte nella propria vita, incastonato nel tempo ordinario della salute. Immaginate quando avete avuto il desiderio vocazionale di entrare in un monastero, no? Di entrare in una famiglia religiosa. È un tempo forte che si incastona nel tempo ordinario, non lo so, di svegliarsi, andare a scuola, avere una famiglia, eccetera. Ora, ci sono delle cose nella vita che noi definiamo forti perché attirano subito la nostra attenzione. Ed è più facile capire quello che Dio fa nelle cose forti, ed è difficile invece capire che cosa Dio fa nelle cose ordinarie. Ma Dio è presente nelle cose ordinarie? Se è presente, in che modo è presente nelle cose ordinarie? Soprattutto perché la proporzione ce la dà la vita di Gesù. Ecco, la tradizione ci dice che Gesù ha una parentesi di vita di 33 anni, di cui 30 li vive nella vita ordinaria e 3 anni di vita pubblica. Capite che c'è una immensa sproporzione tra i 30 anni di vita nascosta di Gesù a Nazareth e 3 soli anni di vita pubblica,
predicazione, miracoli, fino ad arrivare alla passione, morte e resurrezione. Solo 3 anni. È sbagliato pensare che la cosa più importante sono soltanto i 3 anni di vita pubblica di Gesù, perché dovremmo dire che questi 3 anni non sono possibili senza i 30 anni prima. Vi lascio un'immagine molto fisica. Se volete saltare, e se volete saltare in alto, per saltare in alto dovete prendere la rincorsa. Più prendete la rincorsa, più saltate in alto. Quindi più uno indietreggia, più saltando riesce a fare un salto in alto. Quasi a voler dire che il tempo ordinario è la grande rincorsa che Gesù prende per il salto della Pasqua, invece, che accade nei 3 anni di vita pubblica. Se dovessimo portare questo paragone dentro la nostra vita, dovremmo dire che noi siamo completamente incapaci di vivere i tempi forti della nostra vita se non ci alleniamo nel tempo ordinario della nostra esistenza. Cioè, se non ci santifichiamo innanzitutto nelle cose ordinarie. Detto questo, però, dobbiamo anche aggiungere che solitamente la tomba di ogni vocazione, la tomba di ogni vocazione è l'ordinarietà. Un matrimonio, ad esempio, perde di significato perché a un certo punto ci si abitua alla persona che hai accanto. Ci si abitua alle cose che fai ogni giorno, fino al punto da non vedere più quella persona, fino al punto da non accorgerti più di quella persona. Una vocazione di vita consacrata, di vita religiosa, di vita contemplativa, mettete un qualsiasi tipo di vocazione, solitamente viene ammazzata dalla quotidianità, perché la quotidianità ci fa talmente tanto abituare alle cose da non considerarle più, da non vederle più. L'abitudine è il cancro vero di ogni vocazione. Quindi dobbiamo stare attenti a non far coincidere mai l'ordinarietà con l'abitudine. Perché se tu ti abitui, significa che non vedi più, che non ti accorgi più, che non dai più valore alle cose. Che cos'è che ci salva dall'abitudine? Che cos'è che ci salva dal non vedere più le cose che contano? Ecco, questa è la prima parte della nostra meditazione di oggi, cioè a che cosa serve la vita ordinaria e come si manifesta Dio nella vita ordinaria? Come difendere Dio nella vita ordinaria? Che cosa significa essere fedeli nella vita ordinaria? Partiamo da questo punto. Nell'ordinario Dio è invisibile, cioè non te ne accorgi. E anche qui permettetemi di dirvi che dobbiamo far pace con questa realtà, cioè che Dio a volte si manifesta dentro la nostra vita non come qualcosa che vediamo. In fin dei conti, se voi ci riflettete, la vostra vita è di una semplicità disarmante. Uno si sveglia, prega, fa il proprio lavoro, aggiusta l'orto, il refettorio, la stanza, la chiesa, i fiori, poi prega di nuovo, mangia, riposa, prega di nuovo, lavora un altro poco, serve, prega di nuovo, poi va a letto. È una vita di una semplicità che a un certo punto uno dice: ma scusate, ma dove sta tutta sta... Uno non lo sa, non riesce a comprendere questo, e Gesù ha trovato un'immagine bellissima per spiegarci qual è la differenza. E dice così, che c'è un uomo che trova un tesoro nascosto in un campo. Attenti che il tesoro è nascosto, non è visibile, nascosto in un campo. E che cosa fa? Dopo aver trovato questo tesoro, dice, lo nasconde di nuovo, va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ora, agli occhi di uno che non sa del tesoro, come passa una persona che fa una cosa del genere? Come pazzo? Dice, ma chi ve la fa fare a fare questa cosa? Ma vi rendete conto della vita che fate? È una vita
quasi banale, no? Costretti dentro un monastero, dentro... Ma loro non sanno il tesoro nascosto, non lo sanno. Hanno tutto il diritto di pensare che magari noi siamo pazzi, perché non conoscono il tesoro nascosto in questo. Allora, il campo è la vita semplice che viviamo. Il campo è l'ordinarietà delle cose. Ma se perdiamo di vista che in queste cose ordinarie è nascosto un tesoro, ditemi, a che cosa serve aver venduto tutto per comprare questo campo? Quindi noi nelle cose di ogni giorno non vediamo Dio, è invisibile, ma non perché non c'è, perché è nascosto come un tesoro nel campo. E come si fa a vivere in un campo dove non si vede il tesoro? Ecco che i maestri di vita spirituale ci hanno insegnato questa cosa che forse noi non dovremmo mai, mai, mai dimenticare e tralasciare dentro la nostra vita. La maggior parte della nostra esistenza dobbiamo viverla facendo memoria di questo tesoro. Fare memoria del tesoro nascosto nel campo. Fare memoria del tesoro anche quando questo tesoro non lo vedi. Avere una vita di preghiera, avere una vita contemplativa, non significa avere per forza un'esperienza mistica. Mistica intesa come un'evidenza di una relazione. Avere una vita di preghiera e avere una vita contemplativa significa vivere tutta la nostra vita nella memoria di ciò che c'è ma che non si vede. Nella memoria di un tesoro nascosto in un campo. Un antico inno medievale recita così: Iesu dulcis memoria. Che cos'è Dio se non un ricordo, una memoria di dolcezza? Cioè, più io penso a Lui, più la mia vita si riempie di dolcezza. E qui è una grande domanda che faccio a me, me la faccio ogni giorno sinceramente, ma la consegno anche a voi. Noi viviamo nella memoria della sua presenza, cioè tutto quello che facciamo lo facciamo ricordandoci di questo tesoro nascosto. Perché se perdiamo di vista questa memoria, siamo condannati a vivere un'ordinarietà che non ci santifica, ma che ci esaurisce. Guardate che quando una persona prende una decisione così seria come la vostra, le alternative sono due: o si santifica o si esaurisce. Vi siete accorti che non esiste normalità? Cioè, soprattutto per uno che fa una scelta come la vostra, cioè la normalità che noi pensiamo, a parte che diceva qualcuno che da vicino nessuno è normale, da lontano, cioè, quando ti avvicini ti accorgi che nessuno è normale, è che ci sono delle... la vostra vita è così radicale che o tirerà fuori il meglio di voi o il peggio di voi. Non è neutrale, è una scelta che non si può vivere con neutralità. Dicendo io rimango così come sono entrato, non è possibile, perché questa vita o tirerà fuori il meglio o il peggio. Non esiste alternativa a queste due strade. Allora, o l'ordinarietà della nostra vita ci santifica oppure ci frustra, e noi siamo vocazioni di controtestimonianza se siamo dei frustrati. Cioè, invece di essere segno di una luce, siamo il motivo per cui una persona non crede o si allontana. Quindi c'è una immensa responsabilità davanti al modo con cui noi viviamo l'ordinarietà della nostra vita. Perché se questa ordinarietà non ci santifica, in realtà ci, uso un termine e poi lo spiego, ci incattivisce. La parola captivus in latino significa schiavo, oppresso. Le persone incattivite sono le persone che fondamentalmente
proprio perché non si sentono libere, agiscono per disperazione. È come uno che è ferito e ferisce. Ecco perché non possiamo semplicemente accontentarci di vivere l'ordinarietà della nostra vita. Dobbiamo domandarci qual è la qualità della nostra ordinarietà. Che cos'è che ci aiuta a vivere l'ordinario santificandoci? Imparare a vivere nella memoria di questo tesoro nascosto, anche in assenza di una visibilità. Io penso che tutte voi vi siete accorte di come ciascuno di noi nella vita di preghiera passa delle stagioni, no? Delle fasi. La prima maniera che Dio ha di avvicinarci alla preghiera è darci il gusto della preghiera. Uno prega e gli piace pregare. E proprio perché gli piace pregare cerca il Signore, perché sente gusto in tutto questo. Ma man mano che l'intimità col Signore cresce, il Signore comincia a fare interiormente con ciascuno di noi questo discorso. Ci dice: tu perché sei venuta qui? Perché ti do gusto o per me? E noi ovviamente risponderemo: Signore, siamo venuti per te. Allora il Signore dice: quindi posso toglierti il gusto? Torneresti allora, perché tu sei venuto per me. Dice: certo, Signore. Allora ci togli il gusto della preghiera. E noi il giorno dopo andiamo con i denti stretti, poi andiamo di nuovo e stringiamo i pugni, e poi ancora, finché a un certo punto cominciamo a domandarci se abbia ancora senso andare, perché pensiamo che il valore della nostra preghiera si misura dal gusto che ci dà la preghiera. Quando invece la preghiera più immatura è la preghiera che ci dà facili emozioni. Questa è la preghiera più immatura, non è il momento in cui noi siamo più vicini a Lui, è proprio un momento iniziale della nostra relazione con Lui. Man mano che ci avviciniamo a Lui, Lui toglie le caramelle, capite? Toglie tutte le cose per cui noi l'abbiamo cercato, e perché vuole stabilire una relazione non tra noi e la grazia, ma tra noi e il suo volto. Se cerchiamo il Signore perché stiamo cercando solo la sua grazia, guardate che possiamo vivere un'intera vita cercando la grazia di Dio, ma non cercando il volto di Dio. Molto spesso per arrivare al volto di Dio, noi dobbiamo essere disposti anche ad accettare che Egli non ci dia nessuna grazia in quella preghiera. E lo so che se lo racconto così può essere molto romantico e poetico, ma quando poi ci si ritrova in quella stagione di vita spirituale, ti assalgono i dubbi che hai sbagliato tutto, che non è la cosa giusta, che c'è qualcosa di sbagliato in te, che c'è qualcosa che non funziona nella preghiera. Non riusciamo ad accettare che il Signore a un certo punto, da tesoro che hai visto, diventa tesoro nascosto, tesoro invisibile, e ti chiede di vivere ricordandoti di quello che hai sperimentato quando lo hai trovato. Soprattutto perché la nostra preghiera non ha nessuna capacità di poter rendere presente Gesù. Ve lo ripeto, perché questo è molto importante. La nostra preghiera non ha nessuna capacità di obbligare Gesù ad essere presente. La nostra preghiera è solo cercare Gesù. Ma non è detto che siccome lo stiamo cercando è sicuro che lo troviamo. Il nostro potere è soltanto il potere di cercarlo. Ma nessuno può dire: ho il potere di trovarlo. Perché trovarlo è un dono, non è una tecnica. Dice: se fai lectio divina in piedi su una gamba sola, è sicuro che lo trovi. Non è una tecnica. Cioè, non è che se uno vi spiega che se lo fate in questo modo sicuro trovate il Signore. Non è così. Uno può fare benissimo lectio divina e non trovarlo, recitare tutto l'ufficio della liturgia delle ore e non trovarlo, andare a messa
partecipare all'Eucaristia e non trovarlo, sgranare le stanze del rosario con le Ave Marie e non trovarlo, ma a noi è chiesto solo di cercarlo, perché quando vuole Lui e come vuole Lui, arriva. E può arrivare anche mentre stai mettendo a posto dei tovaglioli sulla tavolo e non quando ti trovi davanti al tabernacolo. Perché decide Lui, perché è vivo e perché la nostra relazione con Lui non è una relazione in cui noi controlliamo Lui. Il risorto è incontrollabile. Lo dico soprattutto a voi, care sorelle, perché essendo donne avete più di noi uomini il rischio di voler tenere tutto sotto controllo. Nella vita spirituale questo non funziona. Gesù non si può tenere sotto controllo. Certamente io vi sto dicendo cose che già conoscete, però ho bisogno di dirvi questo per dirvi che molto spesso la frustrazione che attraversa la nostra ordinarietà viene dal fatto che non riusciamo a trovare la tecnica giusta per trovare, trattenere e gestire Gesù. Rinunciate a fare questa cosa. Nessuno di noi ha il potere di fare questo. A noi è data solo la grazia di cercarlo. Quando vuole Lui e come vuole Lui, si fa trovare. Se vi leggete questo meraviglioso libro dell'Antico Testamento, il Cantico dei Cantici, vi accorgerete come la sposa cerca lo sposo e non lo trova. Ho cercato il mio amato, ma non l'ho trovato. Viene maltrattata persino dai soldati la sposa, mentre cerca il suo amato. Poi, quando meno se lo aspetta, ecco, lo vedo balzare come un cerbiatto, sta arrivando, lo spio dalla finestra, sta mettendo la mano sulla porta, il mio diletto è qui. È qui il mio diletto. Quando vuole Lui. Quando vuole Lui. Sorelle mie, questa è l'umiltà. L'umiltà è accettare che in una relazione ognuno deve fare la propria parte, ma non può fare la parte dell'altro. Noi abbiamo un'autentica vita spirituale quando lasciamo che Gesù faccia Gesù e che noi facciamo il nostro. Punto. Non possiamo metterci dalla parte sua. Quindi la nostra vita ordinaria è quella vita in cui noi ci sforziamo di cercarlo anche quando non lo troviamo, sapendo che c'è e che ci chiede semplicemente di cercarlo. Non di trovarlo, perché trovarlo è un dono. Ora, per quanto tempo si può cercare Gesù senza trovarlo? A volte anni. Lui sa perché. In che cosa ci viene chiesta fedeltà? Fedeltà nel cercarlo. Se dovessimo passare tutta la vita a cercarlo, non lo cercheremmo forse? Invece certe volte in questa nostra ricerca ci dimentichiamo chi stiamo cercando, perché vale la pena cercare. Entriamo a compromesso con l'ordinarietà, non accorgendoci più che noi non stiamo più facendo memoria del tesoro nascosto. Stiamo vivendo e basta. Quando una persona vive e basta senza ricordarsi il motivo per cui sta vivendo, sapete qual è il termine giusto? Sopravvivenza. Le nostre vocazioni a volte sono sopravvivenza, non sono più vita. Noi stiamo sopravvivendo una vocazione, non più vivendo. E una persona sopravvive quando ha dimenticato il motivo per cui sta vivendo. Qual è il motivo per cui noi viviamo? Cercarlo. Punto. E quando lo troveremo? Ah, non dipende da te. E non dipende da te, basta che vi prendete tutti i racconti della risurrezione per accorgervi che il risorto arriva quando meno se l'aspettano. Le porte sono chiuse, sbarrate, è sicuro che non può entrare nessuno. Lui entra e dice pace a voi. Qual è l'effetto? L'effetto è di pace? No, tutti sono spaventati. E quello dice guardate che non sono un fantasma, datemi da mangiare, datemi da bere qualcosa. Si accorgono che non è un fantasma. È la dinamica della vita spirituale. Guardate che certe volte possiamo anche essere nelle condizioni di
aver sigillato porte e finestre nelle nostre relazioni, di trovarci ostinatamente chiusi in una situazione. Gesù ha il potere di entrare anche a porte chiuse. Ha il potere di entrare anche a porte chiuse dentro la nostra vita. Questa è la fede che ci viene chiesta. La fede di credere che siamo in una relazione con un Dio che è reale, e proprio perché è reale è vivo, e proprio perché è vivo non è controllabile. Non è controllabile. Signore, io mi alzerò questa mattina, andrò nel coro, pregherò e lì tu sarai costretto a venire. E tu dici tutti i salmi e lui non c'è. Allora dice, nel sacramento dell'Eucarestia, lì c'è una presenza reale, per forza c'è così, sì, certo, vai, vai. Puoi fare l'Eucarestia e avere l'impressione di aver mangiato semplicemente un pane senza nessun sapore. Puoi metterti a pregarlo così, in silenzio, e ti sembra di essere in una stanza vuota dove non c'è nessuno. Sapete come i maestri di vita spirituale chiamano questo? Lo chiamano il sentimento dell'assenza. Che cos'è il sentimento dell'assenza? È sentire che non c'è. Ma non è che siccome sentiamo che non c'è, allora non c'è. Non fidatevi del vostro sentire. Avere fede significa fare memoria di una presenza che è più grande della nostra capacità di sentire. Ecco perché a volte la nostra preghiera è dire: Signore, io so che tu sei qui, io non ti sento, non sento niente, non ti vedo, non posso toccarti, non avverto nessuna grazia, ma io so che tu sei qui, io so perché ho dato la mia vita, io so perché sono venuta qui, io so perché ho giurato, o perché ho preso un impegno, io so perché mi sono messo su quell'altare come olocausto, io lo so, Signore, ti cerco, non ti sento, ma io ti cerco, come terra deserta, arida, senza acqua, a te anela la mia carne, dice il Salmo, come la terra che è assetata e dice dammi acqua. Non abbiate paura quando la nostra vita ordinaria si presenta così, come una grande aridità che attende l'acqua. Non abituiamoci all'aridità, non abituiamoci a non sentirlo, non allontaniamo da noi l'idea di doverlo costantemente cercare, di fare costantemente memoria di lui. Voi sapete che i santi ci hanno insegnato che in qualsiasi momento della giornata non dobbiamo mai perdere questa memoria del Signore. E certe volte che cosa ci aiuta? Beh, a voi dovrebbe aiutare il tempo scandito della preghiera, no? Che interrompe qualcosa che state facendo appositamente per dire stop, ricordati perché cosa stai vivendo. Ah sì, giusto, adesso posso tornare anche a fare altro, no? Stop, fermati, ricordati perché cosa stai vivendo, no? La preghiera fatta durante la giornata è una memoria costante di questo tesoro nascosto, ma a volte non basta. Ecco perché dobbiamo fermarci certe volte senza bisogno della campana, del coro, della preghiera stabilita, e basta una giaculatoria. Una sola giaculatoria. Che cos'è una giaculatoria? Se dovessimo usare un linguaggio contemporaneo, dovremmo pensare a quegli innamorati che si inviano quei messaggini. Ti penso, ti voglio bene. A che serve? Niente, semplicemente a dire all'altro: guarda, siamo lontani, ma io sono là, sono con te. Sti messaggini, la vita spirituale cristiana ce li ha da secoli, sono le giaculatorie, che noi invece usiamo come la meccanica delle parole, no? Devo dire 50 volte Gesù confido in te. No, no, è il modo, è il motivo per cui tu dici in quel momento Gesù confido in te. Vorrei che tutta la nostra vita ordinaria la rileggessimo non più come dovere, ma come amore.
Perché che cos'è che guasta l'ordinarietà? Viverla come dovere. Che cos'è che ci incattivisce? Vivere la vita come dovere. Che cos'è che ci ricollega al tesoro nascosto? Vivere la vita per amore. E che cosa significa vivere la vita per amore? Cercarlo, sorelle mie, cercarlo. Basta, solo cercarlo. Quando vuole Lui, se vuole Lui e come vuole Lui, si farà trovare. A noi viene chiesto solo questo amore, l'amore di cercarlo sempre, l'amore di ricordarci sempre di Lui, l'amore di anelare sempre a Lui, l'amore di tenere tutta la nostra vita orientata a Lui. E questo non viene più dai sentimenti, viene dalla libertà. Non viene più dalla pancia, viene dalle decisioni. Ho deciso, Signore, di ricordarmi di te. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto. Che bello, no? Come i salmi a volte ci prestano le parole. Penso a te. Penso a te. Come facciamo a capire se il nostro ordinario è un tempo che ci sta santificando o meno? Allora, ho preso due pagine del Vangelo che spero vi siano veramente di balsamo, di consolazione, perché altrimenti pensate che sto semplicemente menando. No. Le cose che dico a voi le dico soprattutto perché io ne manco, non perché io ne sono esperto. Sono due pagine del Vangelo di Matteo. Permettetemi però di non prenderle in ordine, ma di decidere io l'ordine di queste pagine. La prima pagina la trovate a Matteo 25, 31, 46. Matteo 25, 31, 46. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re diranno a quelli che stanno alla sua destra, sentite, venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Vedete che concretezza? Dice, avete fatto questa cosa a me. E questi che sono i giusti, quelli che sono alla sua destra, quelle che lui considera le pecore, non le capre. Le pecore, dice, allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto forestiere e ti abbiamo ospitato, nudo e ti abbiamo vestito? Quando ti abbiamo visto ammalato e in carcere e siamo venuti a visitarti? Questi sono giusti, ma non si sono mai accorti che era Gesù. Non lo vedono. Perché vi sto dicendo questo? Perché la tentazione è, più io divento giusto, più io vedo Gesù nella mia vita. Più io divento giusto, più io guardo la mia consorella e dico, vedo in te Gesù. Non è così. Potete essere le persone più brave e sante del mondo. Nella vostra consorella vedrete solo la vostra consorella. Voi potete solo fare memoria che è nascosto Gesù nella vostra consorella, ma vedrete solo la vostra consorella. Quando mai sono venuto a visitarti, Signore? Sai quando? Quando sei andato nella stanza di quella consorella e gli hai fatto compagnia, ero io lì. Ma io non ti ho visto, lo so, ma tu hai soccorso me. Tutti saremmo buoni a servire il Signore se vedessimo chiaramente che è il Signore. Si è giusti e santi non perché
si dice, ah, adesso sono arrivato a una maturazione spirituale che vedo il Signore. No. Che cos'è che risalta soprattutto davanti ai nostri occhi? Pensate un po', normalmente, che cos'è che attira di più l'attenzione? Le buone o le cattive notizie? Le cattive. Sono le cattive notizie che fanno notizia. Quelle buone nessuno se le ricorda. Ora, pensate a una persona. Che cos'è che ti accorgi di più di una persona? I pregi o i difetti? I difetti. Se avete un dente che vi fa male, che cos'è che attira di più l'attenzione? Il dente che vi fa male o i denti sani? Voi capite che la vita ci fa vedere sempre la parte noir, nera dell'esistenza. Tu della sorella, del fratello che c'è di fianco, ti accorgi soprattutto di quello che non va. Tu non vedi Gesù, vedi soprattutto tutto quello che non ti ricorda Gesù. Non quello che ti ricorda, quello che non ti ricorda Gesù. Ma vivere l'ordinarietà come memoria significa ricordarsi che nonostante quello che tu stai vedendo, lì è nascosto Gesù. Per questo Gesù è così attento nel fare l'elenco, nel non dire semplicemente l'affamato, l'assetato, il forestiero, il nudo, il malato, mette anche la categoria dei carcerati. Allora, o Gesù è convinto che tutti i carcerati sono tutti errori giudiziari, oppure ci sta dicendo che persino dietro una persona che ha sbagliato moltissimo, lui si nasconde. Ah, io lo so che questo discorso è condivisibile, però quando noi pensiamo concretamente alla nostra vita, diciamo sì, questo è vero, però tu non conosci quella mia consorella, è sicuro che lì Gesù non c'è. Sorelle mie, è solo ben nascosto. A volte proprio si nasconde benissimo, che proprio tu dici, guarda, sei stato bravissimo, cioè non mi è passata nemmeno l'idea che tu potessi essere lì, ma è sicuro che è lì. Ce lo insegna un meraviglioso prefazio di Avvento, quando dice, tu continui a venire in mezzo a noi, incontro a noi, in ogni uomo e in ogni tempo. Che bello. Ogni persona che viene incontro a noi è Cristo che viene incontro a noi. Ogni persona, per quanto possa portarsi addosso il male, gli errori, i difetti, eccetera, è sempre un campo dove dentro è nascosto un tesoro. È Cristo questo tesoro nascosto in ogni uomo e in ogni tempo. È come voler dire, non c'è niente della vita intorno a voi che non abbia dentro questo tesoro nascosto. Ricordatelo. Vivi di questa memoria. Questo, vedete, rende sopportabile l'ordinarietà della vita. Fare memoria che Cristo è nascosto anche se io non lo vedo. Ecco, questo è il primo brano del Vangelo. Ovviamente voi sapete che c'è anche il proseguio della storia, cioè anche i cattivi, quelli che ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, anche questi dicono, scusami, ma quando mai hai bussato e ti sei presentato e noi ti abbiamo, a tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi miei fratelli non lo avete fatto a me. Questo è il motivo per cui tra i peccati non esistono soltanto i peccati di male, ma anche i peccati di omissione. Noi molto spesso non facciamo male, ma omettiamo di fare il bene. Questo è il problema serio nostro. Voi non avete né la grazia né a volte la fatica di dover confessare le persone. Ma molto spesso quando uno confessa si sente dire, padre, io non ho ammazzato nessuno. D'accordo, non c'è bisogno di non ammazzare nessuno. È tutto il bene che non facciamo il problema, non tutto il male che evitiamo. Non basta evitare il male, bisogna imparare a fare il bene. La nostra vita non è semplicemente sopportare le persone che abbiamo di fianco, ma amarle. Non è tollerarle, ma amarle. Non è non farle del male, ma farle del bene. E fare del bene in maniera gratuita. E come si dice gratuito? Inutile!
Cioè, perché più tu fai del bene, più non cambiano le situazioni. Questa è la gratuità. Tu sei disposto ad amare così? Questo ci ha chiesto il Signore, di amare così. Secondo brano del Vangelo, siamo sempre Matteo, sempre il capitolo 25. Questa volta facciamo un passo indietro, siamo ai versetti 1-13. E questa è una di quelle pagine del Vangelo che forse voi avete consumato più di tutte le altre, no? Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Adesso sentite bene cosa dice il Vangelo. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. Vi è chiaro questo, che anche le sagge dormono? Che lo sposo tarda e tutte si addormentano, non soltanto le stolte. Nella nostra idea, invece, tu sei saggio se non ti assopisci. Tu sei saggio se rimani sveglio mentre tutti gli altri dormono. Nessuno di noi è immune da questo tipo di patologia. Quando Gesù tarda a venire dentro la nostra vita, tutti ci addormentiamo. Puoi essere la persona più saggia del mondo, anche tu ti addormenti. Anche tu. La saggezza non è data dalla performance. La saggezza non dipende dalla prestazione che noi diamo. Uno non è bravo perché è sempre all'altezza della situazione. Certe volte, sorelle mie, noi non siamo all'altezza delle situazioni. Non sempre siamo le sorelle che dovremmo essere. Non sempre siamo i responsabili che dovremmo essere. Non sempre siamo i consacrati che dovremmo essere. Non sempre siamo all'altezza della nostra vocazione e del nostro ruolo. Non sempre lo siamo, anche se magari siamo persone buonissime. La saggezza non si misura se siamo sempre all'altezza della situazione. La saggezza la si misura quando arriva il Signore e quindi ci sveglia. E sapete quando ci sveglia il Signore? Solitamente quando o andiamo a sbattere e quindi succede qualcosa che ci costringe a svegliarci, o anche quando succede qualcosa di bello dentro la nostra vita. Cioè, il dolore e la gioia sono due modalità attraverso cui il Signore ci sveglia. Lì si vede la saggezza. Quando la vita ti sveglia, come stai sveglio davanti al Signore? E guardate la differenza. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. E ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini, che erano pronte, entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose, a me mi ferisce tanto questo versetto, in verità vi dico, non vi conosco. Non mi conosci, Signore, ho passato tutta la vita in un monastero, non ti conosco, ho dato la mia vita per te. Ho predicato, non so chi sei. È tremenda questa cosa, eh? Non basta fare delle cose per lui per dire anche di averlo incontrato. Si può fare delle cose per Gesù e vivere con Gesù come un perfetto sconosciuto. È drammatico. È la grande lezione di questa pagina del Vangelo. Che ci insegna che cosa? Perché le vergini sagge sono sagge? Perché quando la vita bussa alla nostra porta, quando un grido dice: ecco lo sposo,
Soltanto se tu ti sei allenato bene nelle cose di ogni giorno, sei pronto a vivere le cose difficili. Se non ti sei allenato nelle cose di ogni giorno, quando arrivano le cose difficili, ti schiacciano le cose difficili. Non sei pronto. Non hai olio. Il tempo ordinario è un tempo forte, è perché nel tempo ordinario mettiamo da parte la fortezza che ci serve nelle cose serie che poi la vita ci mette davanti. L'ordinarietà è la grande scorta di olio. L'ordinarietà è la grande scorta di fortezza per i tempi in cui abbiamo bisogno di olio e di forza. Guardate che chi non ha vissuto seriamente l'ordinarietà può sprecare anche una cosa bella nella propria vita. Gli capita una cosa bella e non è capace di viversi una cosa bella, perché non è allenato, perché non ha vissuto con serietà quel grande tempo forte delle cose di ogni giorno. Ecco, Gesù ha un'espressione chiara: chi è fedele nel poco è fedele nel molto. Chi è fedele nel poco. Che cos'è la maggior parte della nostra vita? La fedeltà a piccole cose, la fedeltà a dettagli, la fedeltà a cose che uno dice: ma a che serve? Serve moltissimo. Se tu lo vivi con memoria, se tu lo vivi per amore, se tu lo vivi pensando che queste cose di ogni giorno a un certo punto diventeranno la tua forza, quando ti servirà tirar fuori la forza. Penso alla storia anche di qualcuna delle vostre comunità, sentendo così, no? Una tragedia si abbatte su un monastero, no? Muore qualcuno in maniera drammatica. Non è forse un grido che ci sveglia e che ci dice: ecco lo sposo. Noi vediamo solo il dolore, la tragedia dietro una cosa drammatica che è successa. Ma non è forse il Signore che ci dice: svegliatevi adesso, basta, ecco lo sposo. Da quel momento in poi si capisce in quale gruppo eravamo. Ecco, non ci si improvvisa. La vita ci insegna questo, che le cose che viviamo le viviamo perché il Signore ci aiuta a prepararci. Pensate a Pietro. Gesù sapeva benissimo che cosa avrebbe fatto Pietro. Lo avrebbe tradito, rinnegato. Ma Gesù dice a Pietro, poche ore prima di quel tradimento: quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Non gli sta dicendo: Pietro, ti prometto che tu non cadrai mai, perché sei il Papa e sarebbe brutto se il Papa cadesse. Pietro, essendo tu la pietra su cui fonderò la mia chiesa, tutti potranno scappare, tu invece eroicamente sarai sotto la croce. A me non mi pare che Pietro era sotto la croce. Pietro, a te ho dato le chiavi di casa, almeno tu di che mi conosci. 3 volte dice: non lo conosco, ti stai sbagliando, forse non è come dici tu, sì, ho l'accento galileo, ma non ho niente a che fare con lui. Gesù non promette a Pietro che non cadrà, come non promette alle vergini sagge che non si addormenteranno, come non promette a noi che non sbaglieremo mai, come non promette a noi che saremo sempre all'altezza delle situazioni. Ci dice però, come dice a Pietro, quando ti sarai ravveduto, quando hai capito che sei caduto, rimettiti in piedi e conferma i tuoi fratelli nella fede. Cioè, ci sta dicendo Gesù, che c'è una lezione che dobbiamo imparare anche dalle nostre cadute. Una lezione che dobbiamo imparare anche dal nostro sonno, dalla nostra stanchezza, dalle nostre crisi. E che quando abbiamo attraversato quella crisi, solo allora possiamo confermare gli altri. Perché se uno non ha fatto l'esperienza di quel rinnegamento, vuole fare il maestro senza sapere che cosa significa essere umiliati da una caduta. E siccome il Signore non vuole che noi
ci atteggiamo a maestri, innanzitutto permette, per grazia sua, che tutti sperimentiamo la caduta. Non è la causa del nostro peccato, ma il Signore a volte ci fa anche attraversare la fragilità e la debolezza, la prova. E lo fa perché poi noi possiamo imparare qualcosa da quello che abbiamo vissuto. Le persone spirituali che riescono a dare di più alle altre sono soltanto le persone che hanno sperimentato seriamente il perdono nella loro vita. Non sono persone che hanno capito tutto, ma persone che quando non hanno capito più niente, qualcuno li ha rimessi in piedi. Questa è l'esperienza del perdono. Ora, vorrei potervi raccontare e dirvi: allora, sorelle mie, questo è il modo per vivere sempre bene l'ordinarietà. Se farete così, vi farete soltanto sante. Se in questo modo, io posso dare delle indicazioni, ma nessuno sfugge dalla possibilità che si sbagli, no? Che si vada fuori strada, che ci si perda, che certe volte trasformiamo la nostra vita in dovere. Ma quando ci accorgiamo che stiamo vivendo una vita così, dobbiamo avere l'umiltà di ravvederci, di rimetterci in piedi, di svegliarci e di confermare gli altri a partire da quella caduta che noi in prima persona abbiamo vissuto. È così che Gesù prepara Pietro alla sua responsabilità, attraverso l'esperienza della caduta. Ora, non basta un abito, dei voti e un monastero intorno per dire io sono preservato da questo. Non basta. Perché la nostra lotta non è con il mondo o con le cose del mondo. La battaglia più grossa è dentro di noi, non è fuori di noi. Sapete quando si presenta il demonio? In discoteca? È troppo facile capire che c'è lì, dove c'è. Dove si presenta, non lo so, nel commercio dei soldi delle banche, ma è facilissimo capire che lì è lui. C'è un posto dove tu dici sicuramente lì non c'è. È quando uno entra dentro se stesso, entra in quel deserto e quando entra dentro se stesso si presentano tutti gli animali possibili e immaginabili. Ricordatevi Sant'Antonio nel deserto, eh? Non pensate che la sua è una lotta con animali, no. Fiere e bestie selvatiche che abitano dentro di noi. Per questo, sorelle mie, il mondo ha paura del silenzio, perché il silenzio ci costringe a entrare dentro noi stessi. E dentro noi stessi molto spesso noi incontriamo la prova, il male, la tentazione. La gente vuole vivere fuori di sé, non dentro di sé. Ma non pensate che basta un monastero per dire di essere entrati dentro noi stessi, o che basta semplicemente un silenzio esteriore per dire di essere entrati in noi stessi. Serve la decisione di voler varcare la soglia della nostra interiorità. E quando entriamo lì, ci accorgeremo che saremo uguali a Gesù. Quando avremo fame in quel deserto, quando sperimenteremo la debolezza, la fragilità, come l'ha sperimentata Gesù nel deserto, quando avremo fame e saremo deboli e fragili, si presenterà a Lui e dirà: se è vero che sei figlia di Dio, di a queste pietre di trasformarsi in pane. È proprio nel momento della nostra più grande fragilità che il male si presenta, e si presenta come uno che dice: ti do la soluzione io. Dobbiamo essere capaci, come Gesù, di abitare quella debolezza e quella fragilità alla stessa maniera di come Lui la abita. Gesù in un attimo avrebbe potuto annullare quel male, invece accetta la stessa dinamica che accade dentro di noi. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quasi a voler dire: la fame che sento mi dice qualcosa
che Dio vuole dirmi. Sono disposto ad ascoltare la mia fame invece di cercare tutti i modi, un modo per saziare la mia fame? Ecco la conversione. Si entra autenticamente in una vita spirituale non quando non si sperimenta più la fragilità della condizione umana, ma dal modo con cui si vive la fragilità e la debolezza della condizione umana. Si è giusti o saggi non perché si è visto tutto, si è capito tutto, tutto è evidente davanti a noi, ecco, i giusti del primo Vangelo, no? O si è saggi non quando non ci si addormenta mai, si è sempre eroicamente all'altezza delle situazioni, no. Si è saggi quando davanti alla stessa esperienza che tutti fanno di stanchezza, di sonno, di perdersi, arriva lo sposo, ci sveglia, ecco, da qui si vede la saggezza, da come ti svegli, da come stai davanti a uno che ti ha svegliato. Guardate con occhi di benedizione le cose banali della vostra quotidianità, perché lì c'è l'esercizio più profondo della santità. Quelle cose semplici fatte per amore e con amore ci preparano alle grandi cose della vita, che prima o poi busseranno alla nostra porta. Mi avvio alla conclusione. Per questo i dolci migliori li fate voi. Per questo i paramenti migliori li fate voi. Per questo i vostri luoghi solitamente sono luoghi di bellezza, sono luoghi curati. Perché anche se a volte uno non se ne accorge o non lo sa dire così, in questo modo, tutto quello che voi fate profuma di cura e di amore, perché è vissuto così, scusate, dovrebbe essere vissuto così. Dovrebbe, nel senso che io ho sempre incontrato questo, no, in voi, ma non è detto che è sempre così, ma è un campanello di allarme. Cioè, se uno dice, ma perché quel fiore è così? Ma se ne può fare a meno, perché andiamo alle cose serie e essenziali? No. Per una persona che vive tutto per amore e con amore, anche il dettaglio più nascosto è prezioso. Sono tutti buoni a spolverare la polvere che si vede. Sapete dove si vede la pulizia? Quando alzi i tappeti. Quando passi il dito sopra le cornici. Ecco. Cioè, quando tu ti accorgi che in ciò che non si vede si gioca la maggior parte dell'amore, in ciò che non attira l'attenzione, in ciò che nessuno ti dirà bravo. Ecco, questi dettagli nascosti della nostra vita sono la grande palestra che ci fortifica quando arriverà lo sposo e ci sveglierà. Era il mio modo per completare il titolo, eh? Prima la fedeltà e poi l'ordinarietà. Ora, velocemente, voglio dirvi un'ultima parola in questi pochi minuti che concludono la nostra riflessione questa mattina. Se Dio nell'ordinario è invisibile, nello straordinario come si presenta? Cioè, nelle cose straordinarie della vita, belle o brutte che siano, perché non esistono solo cose brutte, esistono anche cose belle, come si presenta Dio? Non come visibile, ma come presenza. Ecco, questa è la grande differenza. Nell'ordinario Dio è invisibile e tu ne devi fare memoria. Nelle cose straordinarie della vita Dio si manifesta come presenza. Ecco, un salmo ci aiuta a capire quello che voglio dirvi. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Solitamente, sapete quale dovrebbe essere la nostra traduzione di questo salmo? Se dovessi camminare in una valle oscura, tu accenderesti la luce. Non accende la luce, è buio e rimane buio, sorelle mie, rimane buio, ma tu sei con me.
e il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Dio non accende la luce nel nostro buio, si fa presente nel nostro buio, ci stringe la mano nel buio. Nelle cose straordinarie della vita noi non lo vediamo, ma sentiamo la sua presenza. Questa è la grande differenza. A me piace sempre raccontare questa storia che racconta un uomo che certamente non era né cristiano né un grande difensore della religione cristiana, però voi sapete che la verità ovunque arriva è sempre vera. Era Sigmund Freud, il fondatore, diciamo così, della psicanalisi, eccetera. Questo mondo interiore che ha inaugurato una stagione che stiamo vivendo ancora oggi, no? Bene, lui racconta che aveva un nipotino che aveva paura del buio. E voi sapete che quando un bambino, io ho sofferto di questa cosa, avere paura del buio significa che ti addormenti soltanto se c'è una luce accesa. Allora i genitori per molto tempo assecondano questo bambino, cioè lo fanno dormire con la luce accesa, ma capiscono che devono aiutarlo a superare questa paura. Una sera la madre entra nella stanza e dice: mi dispiace, ma questa sera dobbiamo spegnere, basta, abbiamo tirato troppo la corda. E questo bambino sa che quella sera può fare i capricci, può piangere, può sbattersi a terra, ma la madre spegnerà la lampada. E intelligentemente che cosa dice? Dice alla madre: spegni la luce, ma tu non andartene. E parlami, perché le tue parole per me sono come la luce. Guardate che bellissimo quello che dice questo bambino, eh? Dice: spegni la luce, ma se tu mi parli, io so che tu ci sei, allora posso anche affrontare il buio di cui ho paura. Questa è la presenza che cambia la vita. Noi vorremmo Dio che a un certo punto ci spiegasse tutto, accendesse la luce, risolvesse tutto. Non è così. Il nostro è un Dio che molto spesso ci lascia anche nelle contraddizioni delle cose che stiamo vivendo, nel buio, nel dubbio, di non avere una risposta, di essere come tutti gli altri, ma di sentire che in quel buio non siamo soli, che c'è Lui. Allora se c'è Lui, la tua parola è come una luce accesa. La tua presenza è più di una luce accesa. La tua presenza mi fa affrontare una cosa difficile. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Ecco, questi sono i due tempi. Il tempo ordinario, vedete che la maggior parte del tempo l'ho dedicato all'ordinario, sono i 30 anni. Pochi minuti allo straordinario, perché penso che sia facilmente comprensibile come una presenza faccia la differenza. Vi lascio con questa immagine. Quando uno si immagina una cosa difficile, no? Quando si immagina una croce, attenti che sto usando una parola precisa, eh? Quando uno si immagina una croce e dice: ma se dovessi affrontare quella prova, io non ce la farei sicuramente. Certo, perché il Signore non aiuta mai le persone quando si immaginano la croce. Il Signore aiuta le persone quando vivono la croce. Quando si presenta la croce, si presenta anche Lui come presenza. Vi è mai capitato di dire: ho vissuto una cosa difficile, mi domando, ma dove l'ho presa la forza? Ma come ho fatto a passare quel periodo? Come hai fatto? Se non ci fosse stato Lui come una grazia speciale in quel momento, tu non avresti fatto un passo in avanti. Il Signore non ci sostiene nelle croci che ci immaginiamo. Quindi se vi immaginate la cosa brutta della vita, rimarrete schiacciati dal pensiero. Ma se si presenta una cosa difficile, arriva anche Lui come presenza. Allora tutto è possibile, perché Lui si presenta come presenza. Non abbiate paura. Non abbiate paura quando la vita vi riserva lo straordinario, nel bene o nel male, perché in quei due momenti Lui si fa presente. Non lo vedi, ma senti che Lui c'è. Allora tutto è possibile.